Se un albero di mele vi dà 10 mele ogni anno e voi dovete usare queste mele dall'inizio alla fine dell'anno, però le finite tutte a febbraio, cosa fate a febbraio e dicembre? Non avete più mele? Dovete usare le mele dell'anno dopo se volete mangiare fino a dicembre. E questo è quello che sta facendo l'uomo sull'ambiente. Tutto quello che l'albero terra può dare all'uomo in un anno, l'uomo finisce a giugno, e quindi da giugno a dicembre dobbiamo usare quello che l'ambiente, quello che la terra ci potrebbe dare l'anno dopo. Quello che sta succedendo negli ultimi anni, negli ultimi 40-50 anni, è che abbiamo un sacco di fenomeni eccezionali che vediamo nel clima: la siccità, le alluvioni, la temperatura che si alza. E gli scienziati ormai sono tutti d'accordo sul fatto che sia anche colpa dell'uomo, cioè è colpa delle persone e delle aziende, delle industrie, dei trasporti, eccetera, questa situazione in cui il nostro pianeta sta cambiando e il clima sta peggiorando rispetto a, diciamo, quello di cui avremo bisogno noi per vivere, perché, come avete visto voi quest'estate, per vivere noi avremo bisogno di quelle pannocchie, giusto? Per poter mangiare, però se c'è la siccità, quelle pannocchie non possono crescere. Cos'è la siccità? È una mancanza di acqua, è la temperatura troppo calda, affonda e secca, e bisogna che sia tanta acqua per le piante della pannocchia. L'ambiente, la terra, è la nostra casa. Quindi immaginate di andare a casa vostra ogni giorno e di rompere qualcosa. Un giorno rompete un bicchiere, un giorno rompete un piatto, un giorno rompete una finestra. Continuate a rompere tutti i giorni. Arriva un giorno in cui entrate a casa e cosa trovate? Non potete più viverci, giusto? Questo è un po' quello che stiamo facendo con la nostra casa vera. La nostra casa vera non sono quelle quattro mura in cui stiamo dentro. La nostra casa vera è la terra. Perché senza la terra l'uomo non può vivere. La terra può vivere senza l'uomo. Tanto tempo fa la terra viveva senza l'uomo, quando c'erano i dinosauri, però l'uomo no, non può vivere senza la terra. Sapete qual è il modo in cui si spreca più acqua in una giornata? Tirando lo sciacquone. Pensate, ogni volta sono tantissimi litri di acqua buttati via. Come possiamo risolvere il problema dell'acqua? Non sprecare acqua. Lavarsi i denti e spegnere l'acqua, lavare le verdure e poi innaffiare le piante con l'acqua delle verdure.